Buon pomeriggio dallo stadio Pasqualino Ferrante di Piedimonte Matese. Siamo oggi al dopo partita di Football Club Matese e Vasto Girardi, terminata con il punteggio di 3-1 con gol di Mazzeo, Galesio, Ricamato e Napoletano. Riviviamo insieme dunque i momenti salienti di questa partita entusiasmante con le nostre interviste, ma prima, come di consueto, andiamo a fare il nostro punto tecnico con Emidio Bianchi. Prego la regia di mandarlo in onda. Beh, è stata una partita dal volto, diciamo, doppio, cioè hanno cominciato male, hanno preso un gol così fortunoso, però ci sono da registrare due clamorose occasioni da gol avute da Tribelli. Un Matese nuovamente padrone del campo nella ripresa, soprattutto hanno giocato, devo dire, una delle migliori partite che fa da contraltare alla mediocre prestazione domenica scorsa a Neredo. Secondo me hanno giocato bene tutti e mi è piaciuta moltissimo la prestazione del terzino polacco Gisca qua sulla destra. Inutile dire che il Napoletano, come è entrato, ha fatto la differenza, ma la sufficienza, anzi più della sufficienza, la darei a tutti indistintamente. Grazie ad Emidio per il puntuale approfondimento tecnico e andiamo ad ascoltare i protagonisti di questa partita dalla loro voce viva con le interviste del nostro Giovanni Di Dario. A te la linea, Giovanni. È stata una partita difficile. Secondo me l'abbiamo interpretato anche bene, perché siamo andati in vantaggio, potevamo andare in svantaggio, potevamo tornare in vantaggio all'ultimo minuto del primo tempo e poi il secondo tempo mi scoccia a prendere il modo in cui abbiamo preso il secondo gol. Non tanto il modo in cui abbiamo preso il secondo gol, è stato molto ingenuo. Poi abbiamo avuto l'occasione per il 2-2 subito e poi non siamo riusciti, poi abbiamo sbagliato tanto, siamo stati un po' confusionari. Il Matese si è chiuso bene, è ripartito bene e la partita poi sul 3-1 si è chiusa. Possiamo avversari del Matese? Una gara per ripartita? Ma per noi sono tutte gare difficili, sono tutte gare da interpretare al massimo. Il nostro obiettivo lo sappiamo qual è, la salvezza anche all'ultimissima giornata. Cioè, il nostro campionato lo sappiamo benissimo qual è. Sappiamo che ci sono delle difficoltà, dei momenti di difficoltà, ma come non ci siamo esaltati nei sei risultati consecutivi, non ci abbattiamo ora o se dovesse arrivare qualche risultato negativo. Siamo una squadra giovane che deve lavorare, deve crescere e deve fare più punti possibili per arrivare alla salvezza. Bene, dopo il parere e le interviste dello spogliatoio ospite, andiamo invece adesso ad ascoltare le nostre voci di casa con le interviste del nostro Lorenzo Applauso. A te la linea, Lorenzo. Mister, una grande partita contro una grossa squadra, una squadra importante. Secondo me è stata una gran bella partita per chi l'ha vista, perché due squadre propositive che hanno giocato al calcio, loro bene, a me piace molto l'impostazione del Vasto Girardi, cioè si vede che c'è un lavoro a monte, però noi oggi abbiamo fatto molto molto bene, diciamo siamo stati anche premiati per quello che abbiamo fatto, perché nelle partite precedenti avevamo fatto delle buonissime prestazioni, però forse il risultato non ci premiava per quello che era il rendimento sul campo. Sono molto contento per i ragazzi perché c'era bisogno di questa vittoria, di questa iniezione di fiducia, proprio perché secondo me stavamo giocando anche abbastanza bene. Sono contento per la società e sono contento anche per i nostri tifosi che oggi sono tornati ad incitarci come sanno fare loro. Poi alla fine anche la ciliegina sulla torta, con Napoletano appena entrato, mette a segno il suo gol. A me questo ragazzo mi sta meravigliando veramente in maniera positiva, perché non nascondo che c'erano anche delle voci un po' particolari su di lui, io le posso smentire tranquillamente. Un ragazzo che si allena bene, con grande entusiasmo, purtroppo ha qualche problemino con sta caviglia che già a Fiuggi gli ha creato problemi, la settimana scorsa pure gli ha creato problemi, questa settimana non si è allenato mai, ha fatto soltanto la rifinitura ieri mattina, però è un calciatore che ha delle caratteristiche importanti, cioè vede la porta e non è poco. Prossima gara? Prossima gara Vastese, squadra importante, però ripeto, per noi era importante oggi mettere uno step fondamentale, 3 punti in classifica, perché poi come vedete e come ripetiamo sempre dopo ogni gara è un campionato equilibratissimo, risultati scontati non ce ne sono
e bisogna mettere settimana dopo settimana, domenica dopo domenica, mettere sempre un mattoncino per arrivare dove vogliamo arrivare. Bene, siamo alla fine della nostra trasmissione Caserta Sera Stadio. Vi ricordo il punteggio finale di oggi allo stadio Pasqualino Ferrante di 3-1 con gol di Mazzeo, Galesio, Ricamato e Napoletano. Come sempre, un ringraziamento al nostro Vincenzo Di Dello, alla regia e da me, Benedetta Venditti, un cordiale arrivederci.